Si parte il 17 dicembre al Castello Angioino di Civita Campomarano. In programma la giornata dell'emigrazione molisana. Nel mondo 6 i nuovi ambasciatori. Serafino Maglieri, originario di Sepino, emigrato in Australia, imprenditore vitivinicolo di successo. Berardino Palazzo di Baranello, dipendente della Banca Centrale Americana e docente universitario. Nicola Soldano di Larino, emigrato in Belgio, distintosi per aver partecipato alla stesura del cosiddetto temporary framework, cioè un quadro eccezionale e temporaneo volto a consentire agli stati membri di adottare misure di intervento nell'economia in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. E ancora Fabrizio Lemme di Macchia di Sernia, ma a distanza a Roma, avvocato e docente universitario di diritto penale dell'economia. Edoardo Siravo, originario di Montaui, l'attore e regista che non ha bisogno di presentazioni. E Alice Pasquini, attrice, street artist, scenografa di Civita Campomarano. Sabato 18 invece a Castelpetroso il tributo ai volontari della Protezione Civile. Dobbiamo insignire queste 6 eccellenze molisane del titolo di ambasciatori nel mondo, perché poi loro portano la molisanità, la nostra identità, le nostre eccellenze in tutto il mondo. Quindi è giusto omaggiarli e lo faremo presso il Castello Angioino di Civita Campomarano venerdì 17, in una bella cornice, una bella cerimonia, la presenza di tante autorità, ma sicuramente dei sindaci dei loro paesi di origine, quindi fargli sentire questo calore del Molise, ma il calore delle proprie comunità di origine. Lo faremo altrettanto il 18, il giorno successivo, presso il santuario di Castelpetroso, nei confronti di persone con un cuore immenso. Sono i volontari della Protezione Civile che quotidianamente combattono in prima linea e danno una mano incredibile alle 136 comunità del Molise e hanno portato il loro contributo spesso in maniera egregia anche al di fuori dei confini regionali. Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone ha annunciato anche l'acquisto da parte dell'ente di 21 ebook che saranno donati ai reparti di oncologia del Cardarelli, del San Timoteo e del Veneziale per aiutare chi oltre alle malattie potrebbe soffrire di solitudine per le restrizioni legate al Covid. L'ultimo dei 3 incontri si svolgerà il 21 dicembre presso l'aula consiliare di Palazzo d'Aimmo. Il 50° anniversario di vita legislativa e amministrativa del piccolo Molise, un anno dopo causa pandemia, sarà celebrato con cartoline e annullo filatelico e con un convegno che accenderà i riflettori sul regionalismo, sullo spopolamento, sulla capacità del Molise di autosostenersi e di continuare ad esistere. Ospite d'eccezione Luca Bianchi, presidente della Svimez. Io ho delle idee, queste idee credo che saranno palesate anche il giorno del convegno. Ci sarà una platea di assoluta eccezione il 21 con la presenza della Svimez che darà gli ultimi dati relativi al Molise che dal punto di vista economico non sono negativi. Sono negativi per quanto riguarda il trend della popolazione, certamente più negativi che degli anni precedenti, probabilmente l'impatto della pandemia è stato importante rispetto a questi dati negativi, però io sono un convinto assertore della necessità di fare tutto ciò che è possibile per invertire questa tendenza, perché l'autonomia regionale conquistata tanti anni fa deve essere assolutamente ribadita e non possiamo tornare indietro rispetto alla perdita di un'autonomia che secondo me sarebbe un colpo mortale per il Molise.